Io le sento ancora addosso, le paure, gli occhi di mio padre, le ossa rotte, ma poi la musica che ho dentro sale. E io so solamente andare, vado via per... Vale tutto, la leggenda di Rossi. Tra poco, su Italia 1. Valencia, 14 novembre 2021, luogo e data dell'ultimo spettacolo, uno show iniziato a Sepang, Malesia, il 31 marzo del 1996, in mezzo 9.359 giorni che hanno cambiato la storia delle moto da corsa, oltre 25 anni attraversati da un pilota destinato a diventare leggenda, Valentino Rossi. Così, dopo stagioni di trionfi, di feste, di gioia, siamo arrivati ai titoli di coda di una vicenda sportiva senza precedenti. Una storia iniziata quando Valentino Rossi era un bimbo. Prima i go-kart, poi le minimoto. Nel 1997 arriva il primo titolo mondiale, classe 125, poi il passaggio alla classe 250, sempre Aprilia la moto. Il risultato è lo stesso, inevitabile per un predestinato come Valentino. Nel 1999 è ancora campione del mondo. Nel 2000 l'approdo nell'universo dei grandi, la 500, campione del mondo anche lì. Nel 2001 con la Honda, Valentino ha appena 22 anni e siamo già a quota 3 titoli. Quando il moto mondiale cambia pelle con la nascita della MotoGP, Rossi è sempre e comunque protagonista, macina vittorie e contemporaneamente i suoi avversari. Nel 2009 arriva al nono titolo mondiale, il settimo nella classe dei grandi, l'ultimo della carriera. Sì, perché attorno a Valentino sta crescendo una nuova generazione di piloti che ha un solo obiettivo: battere la leggenda. Casey Stoner, Jorge Lorenzo, poi Marc Marquez, esponenti di una scuola moderna che in mente ha solo le moto, ma a livello di personalità la competizione non esiste. La fiammata conclusiva è del 2015. Rossi si gioca al decimo titolo all'ultima gara. È la domenica di quello che Valentino considera ancora l'agguato di Marquez. Il finale è noto, purtroppo amaro. Da lì inizia un lento e inevitabile viale del tramonto per il più grande pilota di tutti i tempi. Valentino fa sempre più fatica a tenere il passo di chi viaggia lassù. Il 2021, con un team privato, è la stagione più frustrante. Confuso, in fondo al gruppo, non si diverte più. Avrebbe voluto correre altri 25 anni, ma non in queste condizioni. Allora Vale, ciao innanzitutto. Ciao, ciao, è da un sacco che non ci vediamo, ciao a tutti. Sono stati degli anni che hanno fatto crescere almeno un paio di generazioni, no? E le tue facce sono passate dal ragazzino, dal quasi bambino, all'adulto. Quindi io ti chiedo, ma chi è Valentino Rossi? È più il ragazzino dell'adulto. Mi sento molto vicino a quando avevo 25 anni,
sotto tanti punti di vista, soprattutto come pilota, ecco. E poi dopo però sarebbe triste non evolversi e non cambiare, perché tanto è la storia della vita di tutti, ecco. Però è una bella età avere 40 anni, è figo, è divertente, c'hai comunque un bello sprint, però hai l'esperienza, sai come funziona. E diciamo che per fare il pilota di MotoGP purtroppo sei vecchio, però per il resto va bene. Abbiamo chiesto a dei bambini piccolini di mandarci una domanda che volevano fare a te. Io te ne ho portata una ed è questa. Ma perché ti ritiri? Mi ritiro perché purtroppo sono vecchio, ecco, e a me mi sarebbe piaciuto anche continuare a correre qualche altro anno, sinceramente, però dipende molto dai risultati. Quest'anno ci ho provato, era una bella sfida, cambiavo team, cambiavo un po' aria, ma soprattutto cambiavo capo tecnico, cambiavo un po' di persone che lavorano con me, però pensavo e speravo di essere più competitivo, ecco. Invece è dura perché vanno tutti molto forte. E dai, se non ci sono i risultati, secondo me non vale la pena continuare. Ecco, farò qualcos'altro. Quando tua figlia avrà 4-5 anni, come credo fosse questa bimba, e ti chiederà: ma papà, ma quando io non ero ancora nata, tu cosa facevi bene? Faccio un bambino anch'io, tanto adesso va di moda, e gli regalo una moto. Da una parte mi sembra, mi dispiace di essere, di diventare babbo tardi, però è stata una scelta, perché diciamo che nella mia testa non c'era lo spazio per fare tutto. Quindi se volevo fare il pilota bene mi dovevo concentrare al 100%. Però mi dispiacerà un po' che non mi avrà visto come pilota di moto. Ecco, quindi glielo dovrò spiegare, sarà bello, ci saranno comunque un sacco di immagini da fargli vedere. Ecco. La prima cosa che farai dal 15 novembre in avanti, prima del secondo tempo che inizierà, come hai detto, una cosa semplice che vuoi fare, qual è? Voglio andare un po' in vacanza, e avevamo in progetto di andare in vacanza più seriamente con la Franci, però adesso è incinta, quindi non si fa tanto, però mi piacerebbe andare in giro un po' in giro per l'Italia, a vedere i posti belli, che da tanto che non ci vado. Negli ultimi anni ho girato veramente poco, sono sempre rimasto più o meno a Tavuglia, e poi vorrei andare a sciare quest'inverno con un po' più calma, e quindi speriamo che quest'anno gli impianti riaprano e che possiamo fare un po' di sciate belle, ecco. Allora, ho preso un paio di dichiarazioni di miti dello sport nel momento del ritiro. Ok. E mi piacerebbe leggerti, chiederti un commento e chiederti se ci trovi dentro qualcosa di te in questo. Allora, ad esempio, Michael Jordan aveva detto: sono mentalmente esausto e non sento più di avere delle sfide. Stessa cosa simile che aveva detto Schumacher: avevo vinto tutto e non mi divertivo più. Ho capito. Secondo me, allora, per me la storia è stata un po' diversa, perché io questa intervista, no, l'avrei potuta fare nel 2010, dove avevo vinto già 9 mondiali, e nel 2010 è stata un'annata sciagurata per me, è stato proprio lo stop fra la mia prima parte della carriera e la seconda. A parte che nella mia parte della carriera già c'erano due parti di carriera, perché, no, la prima parte è quando io da giovane sono arrivato in 500, volevo battere quelli forti. Poi sono passati un po' di anni e ho anche vissuto il contrario, quello, il grande vecchio che vuole essere battuto dai giovani. Però il 2010 è stata un'annata veramente difficile, perché mi sono fatto male molto alla spalla, mi sono rotto la gamba, e quindi lì avrei potuto dire basta, ho vinto tutto, non mi diverto più. So go easy.
Il problema è che io volevo continuare a correre perché mi divertivo, ecco, cioè io l'ho sempre fatto per il gusto di guidare la moto e per il gusto di andare alle gare, di lavorare con gli ingegneri, con la mia squadra, però ci devono essere i risultati, ecco, cioè ti diverti se parti da casa sapendo che puoi lottare per arrivare tra i primi 5, per fare un podio, per vincere una gara. Quando manca quello, diventa un po' tutto fine a se stesso, ecco, soprattutto dopo tanti anni. Andre Agassi aveva detto: da quando mi sono ritirato la mia vita è solo migliorata. Cosa credi tu? Io purtroppo non credo che sarà così. Agassi, io ho letto il libro, no, che tra l'altro è bellissimo, è uno dei più belli degli sportivi secondo me, e lui proprio racconta che quasi odiava il tennis e giocava per una sfida che aveva con suo babbo, ecco. E io invece, a me le moto mi sono sempre piaciute e mi diverto a guidarle, quindi penso che la mia vita senza essere un pilota della MotoGP sarà diversa, ma non credo meglio. E Agostini invece, come sappiamo bene, ha detto che ha pianto 3 giorni. Ma tu hai pianto? Io non ho pianto, no. Non ho pianto, ma non è una cosa che mi stimo. Cioè, è il mio carattere, non mi viene da piangere. Ma tu lo stai realizzando o mica tanto? Ma guarda, cioè nel senso, non è... sì, lo sto realizzando, penso che mi dispiacerà, non credo che piangerò, però boh, vediamo. Guarda, le ultime due sono di Bolt. Usain Bolt ha detto: guarda, ogni anno che passa devi lavorare più duro ed essere più disciplinato, e io non ce la faccio. Non credo sia il tuo caso. Cioè, è così, nel senso che ogni anno, per cercare di stare al top, ma anche per me, per fare decimo a Misano, cioè io mi sono fatto culo, cioè mi sono sempre allenato fortissimo, ho sempre cercato di rimanere concentrato, perché sai, è un attimo che no, è finita, basta, mancano 3 gare, svegliarsi e dover andare a correre 10 chilometri, dici: sto a casa a giocare con la PlayStation. È una cosa piacevole. No, eh? O mi metto a sedere a tavola, bevo un bicchiere di vino, non vado. Invece, ecco, comunque lo capisco un po' a volte. Però ti dico, non mi avrebbe fatto tanta paura. Cioè, ce l'avrei fatta. Anche psicologicamente non mi sento così stanco, ecco. L'ultima dichiarazione, che secondo me è straniante, è quella di Muhammad Ali, perché aveva detto, quando si è ritirato: ho conquistato il mondo, ma questo non mi ha dato la felicità. Secondo me dietro ogni sportivo ci sono delle motivazioni diverse. Qualcuno lo fa per dimostrare al babbo che aveva ragione lui. Qualcuno lo fa per diventare ricco. Qualcuno lo fa per avere più successo nella vita con le donne e fare una vita più bella. Qualcuno invece lo fa perché è appassionato, perché gli piace. Ecco, io l'ho sempre fatto per quello. Andare in moto proprio non è un lavoro. Ti rivediamo ogni tanto su quella moto lì? Assolutamente sì, io non smetterò assolutamente di andare in moto e non smetterò di essere un pilota, perché correrò in macchina. Io sono il, come si dice, quello che decide gli allenamenti dell'Academy Moto, diciamo, e quindi continuerò a fare quello, e quindi mi continuerò ad andare ad allenare con i nostri piloti, sia con l'R1 che con la moto da cross, che con le moto piccole, eccetera. Quindi non smetterò di andare in moto, anche se allenarmi con loro, cioè, sarà sempre più difficile, perché vanno sempre più forte loro ed io purtroppo andrò sempre più piano, quindi sarà dura. Poi continueremo a girare al ranch, che è il nostro paradiso, diciamo, quindi rimarrò un pilota. Grazie Valentino. Prego, ciao a tutti. Pilota più carismatico della storia è Jorge Lorenzo a definire così Valentino Rossi, paragonando la sua carriera a quella di Muhammad Ali, Maradona e Michael Jordan.
un confronto che non ha nulla di esagerato, perché Rossi, così come altre leggende, ha cambiato le regole del suo sport. Una rivoluzione portata avanti in pista e proseguita sul fronte della comunicazione. Valentino ha trasformato uno sport di nicchia come il moto mondiale in un fenomeno globale. Il suo nome è diventato familiare in ogni parte del mondo. Dai nonni ai nipotini, tutti conoscono Valentino Rossi, l'unico sportivo italiano ad aver conquistato lo status di stella planetaria. La grande differenza è che Rossi ha acquisito questa dimensione mantenendo Tavuglia come baricentro della sua esistenza. Non ha mai sfruttato appieno il potenziale dei social, come hanno imparato a fare Cristiano Ronaldo e Messi. Inoltre, si è sempre tenuto lontano dalla politica ed ha prese di posizione che rischiavano di essere strumentalizzate. Questo lo distingue da Muhammad Ali, che ha stravolto la storia della box con eleganza e potenza uniche, ma anche grazie al suo impegno politico che ne ha fatto un personaggio a 360 gradi. La differenza con Maradona è stata la totale assenza di eccessi da parte di Rossi e la protezione quasi maniacale della privacy, insomma, lontano dal gossip e dalle polemiche. Poi Michael Jordan, l'atleta che ha cambiato il basket, l'uomo che di se stesso ha creato un'impresa miliardaria. Rossi non ha mai avuto alle spalle la potenza di fuoco dello star system americano e i soldi dei grandi marchi dello sport. Ciò che ha costruito Valentino è partito e rimasto sempre a Tavuglia, un paese di 8.000 abitanti, compreso uno degli sportivi più famosi della storia. Allora, ciao Graziano innanzitutto. Ciao, ciao, buongiorno. Io ti ho portato delle foto e io vorrei che tu ci dicessi cosa ci vedi dentro tu in queste foto qua. Inizierei da questa prima qua. Ecco, Valentino ha inventato un modo di parlare col pubblico che è questo delle tantissime gag scusa, che lui si è inventato con i suoi amici, ed è stato qualcosa che ha, se possibile, migliorato anche i risultati che lui ha fatto. Nel senso, c'è stato un momento in cui, quando lui vinceva, la gente si aspettava quello che avrebbe fatto e si chiedeva adesso cosa inventerà. Non puoi neanche dirgli che non ha studiato, perché... No, vabbè, qui era già avanti con l'età e alla mattina alle lezioni si presentava in orario, quindi lo hanno premiato con questa meravigliosa laurea ad honorem, cosa che non sarebbe mai riuscito a prendere quando a scuola ci andava per davvero, e alla mattina non arrivava sempre in orario. A proposito, sembra fatto apposta, ti volevo chiedere il suo rapporto con la puntualità. Una situazione che è facile da affrontare, nel senso, quando tu lo sai, no, con chi hai a che fare, vai a qualsiasi appuntamento già sapendo che non arriverà in orario e che bisognerà aspettarlo non si sa quando, no? E che in quel momento io lo detesto, perché io sono invece molto puntuale, e lui ha fatto di questa caratteristica una sua peculiarità assoluta, quindi con lui lo sai che bisognerà aspettare. Però lo detesto lo stesso, quando non arriva lo detesto. Qui io nei miei sogni ultimamente ho che lui possa avvicinarsi ad un automobilismo, magari con la Ferrari, no?
un automobilismo che non sia la Formula 1, ma che sarà, mettiamo, le gare di durata, la 24 ore di Le Mans, eccetera, che magari dopo che un anno ha vinto un campionato al quale sta partecipando per la prima volta, gli venga in mente di metterlo, di riprovare a metterlo su una Formula 1. Perché no? Perché no? Sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Senza le sue amate gare in moto e di gran premi in giro per tutto il mondo, Valentino avrà sicuramente molto più tempo da dedicare all'altro amore della sua vita, Francesca Sofia Novello, la sua fidanzata. 27 anni, di Arese, modella e influencer. Una vita, la sua, tra Milano e Tavuglia. Un rapporto, il loro, che dura da 3 anni, tra corse in moto, momenti di tenerezza e qualche scherzo. Momento più dolce, diventerà papà, e lo ha annunciato lui stesso il 18 agosto con un post sui social. Camice da medico, stetoscopio appoggiato sulla pancia e annuncio: dopo un'attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta, aspettiamo una bambina. La famiglia Rossi cresce. Dagli amori alle amicizie, come quella con Cesare Cremonini, uno che ha iniziato la sua carriera parlando di una Vespa Special che ti toglie i problemi e che ha deciso di dedicare a Valentino una canzone che celebra la loro amicizia e si intitola 46, il numero che lo ha sempre accompagnato. Ma il centro vitale dei suoi momenti di relax e allenamento è il ranch di Tavuglia, un tempio della velocità e dell'amicizia, come quella con Jovanotti e Gianni Morandi, che proprio lì e assieme a Valentino hanno deciso di girare la clip per il nuovo brano che si intitola L'Allegria. L'allegria è una nota costante nella vita di Valentino, che da sempre nutre una profonda ammirazione per un altro cantante, anzi una vera e propria rock star di nome Vasco, un artista ed un pilota, i due Rossi più famosi d'Italia. Siamo solo. Chi è Valentino Rossi? Valentino Rossi è prima di tutto mio caro amico da tempo, un ragazzo normalissimo di 42 anni, ormai neanche più tanto ragazzo perché siamo cresciuti, è un grandissimo figo, è un pilota velocissimo, è un, secondo me anche un grande uomo e fra un po' sarà anche un grande papà. Valentino Rossi è un amico ed è il messia del motociclismo. Tu lo conosci da quando andavate all'asilo? Sì.
È più sorprendente Valentino Rossi personaggio, quindi pilota in pista, o Valentino Rossi persona, quindi nel privato? Ah, questa qui è una bella domanda, perché comunque sì, in pista vabbè, strepitoso, ma anche nella vita normale è sempre pronto a sorprenderti, quindi non so, ha lo stesso guizzo sia in pista che nella vita normale. Domanda molto difficile. Pari. Assolutamente la persona lo surclassa, ha un approccio sulle cose da persona buona, e tende ad eliminare le cose cattive, le persone cattive, cioè come se avesse un sistema di filtraggio nel suo meccanismo di vita, ecco. Come te lo immaginavi a 42 anni? Pensavo un po' più stanco, come sono io, invece lui è, cavolo, è sempre informissimo, fa spavento, e quindi dai, è veramente una bomba di energia. Dopo però cosa combinerò non lo so. Ci eravamo detti che avremmo dovuto correre per sempre, e Vale si diceva non preoccupatevi che correremo per sempre. E quindi quello che sta succedendo è un po' quello, perché adesso stiamo progettando con un gran gusto quello che faremo nei prossimi anni per continuare a correre. Di avere con noi Valentino Rossi, The Doctor Valentino Rossi. Bravo, bravissimo. La versione dottore di Tavuglia del barbiere di Siviglia è il Valentino Factotum. Quando riscende in terra dalla sua navicella gialla, tutti lo chiedono, tutti lo vogliono, donne, ragazzi, vecchi e fanciulle, soprattutto la televisione. Perché con quella faccia da compagno di classe che ti ruba la merendina, ma poi te ne fa trovare due, come si dice in questi casi, buca lo schermo, anzi, lo sfonda. Dedicato a Major Gol, vinto Valentino Rossi, vinto il mondiale. Ciao, saluto anche Anatolia. Ciao. E lui, Valentino Rossi, il bambino col corpo di un uomo e di quoziente intellettivo pare quello di una zucchina bollita, eredita dal padre, un bel manico e il cervello della gallina che portava il guinzaglio. Valentino Rossi, l'uomo, il pilota, il deficiente. Quando lo intervistano dice di sé, sono Valentino Rossi, e poi perde la concentrazione. Tutti lo cercano, tutti gli telefonano, ma quando riescono a parlare con lui rimpiangono la segreteria telefonica. Valentino Rossi, un grande, e la p***a si impenna. Com'è stata la prima volta, e diciamolo, com'è stata la prima volta di Valentino? Sei andato su di giri o hai impennato? No, è tutti e due. Tutte e due? Sì. Ah, su di giri, impennato. Beh, allora ti faccio una domanda. Se tu ti trovassi faccia a faccia con un orso, che cosa faresti? Gran paura. Scapperei. Con la moto? Anche a piedi. Anche a piedi? Tetto o culo? Culo. Titolo di studio? Scuola media. Terza media. Peso alla nascita? 3,7 kg. 4 kg scarsi. Ma hai pagato una donna? No, tutti paghiamo le donne. Dimensioni del pene? Tanto per star bene. 16 cm penso. Forse un po' cresciuta adesso, spero. Adesso stasera provo. 3 aggettivi per Valentino Rossi? Per onesto, che carino e simpatico. Divertente, sincero, inaffidabile. Con quante donne sei stato contemporaneamente? Al massimo due. È sempre con una. L'hai mai visto nudo? No. Non credo sia un bello spettacolo. Chi ce l'ha più lungo? Bisognerebbe provare. Bisognerebbe misurarli. Indovina chi c'è dietro di te che ti ascolta. Ciao Max, ciao Valentino. Ciao. L'idea del Doctor. Ma The Doctor è perché io mi chiamo Rossi e ci sono un sacco di Dottor Rossi. Rossi, tutti i telefonici, è vero. E allora, The Doctor, poi penso che sia una cosa positiva, vuol dire che uno è bravo a fare qualcosa, no? Certo.
Ascolta, assessore, c'è un problema al comune. Si è bloccato il tubo di internet. Ci crede che sei intoppato il tubo di internet? Sei sempre dietro a scareggiare i siti porni! Sei matto di pugliette, la roba esagerata! Tutti i giorni ti lasciano che sei matto di scareggiare i siti porni! Non si può che andare! Ragazzi, senza casco! Guarda che non si va senza casco, eh! Andiamo fino a lì! No, fino a lì, senza casco! Col gasolio! Col piano, telefonate quanto arrivate! Che sono te! Fatti, non pugnette! Ma tu preferiresti la Estrada o la Claudia Cole? La Estrada. La Falchi o la Ventura? Non lo so, forse la Falchi. La Parietti o la Ferilli? Ferilli. La Ferilli. Bene, abbiamo però comunque è una bella scelta. Sì. Beh, la seconda. Averne di queste. Guarda lì il padre lì che era un marpione anche. Un personaggio che mi sembra di vedere lì in fondo alla sala. Che succede? Sta arrivando! È lo sponsor di Valentino Rossi, possiamo chiamarlo lo così. Sponsor! È lo sponsor, è il Pollo Osvaldo! Cerchiamo. Ciao! Faccio impianti elettrici. Cioè, un serio professionista. Insomma, non ha una polleria, non è che Valentino. No, com'è non è che fa gli impianti elettrici, lui è il capo. È il capo! Sì, un'azienda. Lui è. Spieghiamo. È quello che. Il poveraggio che è stato preso di mira per fare il pollo, che ha fatto un grande errore e ha detto di sì, e se no Osvaldo è un altro, Osvaldo, quello che è la polleria. Ah, è la polleria vera, si chiama Osvaldo. Adesso è vero che hai paura ai fantasmi, com'è questa storia? Sì, è vero, perché te no? Beh, dipende, io ci sono dei fantasmi molto corposi a volte. Di qua, cioè dei fantasmi in generale? No, cioè in generale ho paura di dormire da solo, ecco. O è una scusa per rimorchiare, no? No, non è una scusa per rimorchiare. Buonasera da Studio Sport, dopo le mutande di Teomba, il reggiseno della Compagnoni. Complimenti a Deborah e adesso passiamo al calcio. 5 gol della Juventus e neanche uno del Parma. Il giorno dopo dell'esordio delle due italiane nella Champions League, a Torino festeggiano il Del Piero ritrovato e a Parma Ancelotti difende il suo attacco un po' bagnato. Per le fatte da guardia. Sei preparato per domani? Ho preparato niente. Però una cosa te la volevo chiedere. Com'è quando si arriva a San Siro sul palco da dietro che c'è tutta quella gente? Cosa si prova? È una sensazione difficile da spiegare perché sono tante cose insieme. Un po' un senso di paura totale perché chiaramente sai... Molta tensione. Esatto, una grande tensione. Poi chiaramente non si può tornare indietro, quindi è ovvio che bisogna andare sul palco e a quel punto ci si condurre tra respiri forti, ecco, sali e a quel punto non so come spiegare perché è una sensazione anche di senso di responsabilità che hai. E se riesco a non pensare più appunto che ci sono tutti questi che mi guardano, allora quando ci riesco tutto va bene perché sono perfettamente dentro alle parole, a quello che dico e tutto va di quindi, conseguenza. Quindi diciamo ti isoli un po' da tutto perché a me... Io sono venuto a San Siro quest'estate e però sembrava una grande cosa insieme, più che altro, sì, perché sì. Grande, cioè il pubblico interagisce da matti, è bellissimo per quello, però te comunque devi rimanere abbastanza concentrato per cantare e per dire quello che devi dire, no? Mi fa ridere questa situazione perché io ti vorrei chiedere ad esempio cosa si prova quando si sta per stare sulla moto, cosa pensi prima, cosa pensi durante, capito? Perché cosa pensi tu durante? Tu non pensi durante, o pensi, sì, poi pensi. Sì, sì, è la stessa identica cosa che penso che sia la stessa emozione che si prova prima di partire, prima della partenza. L'ultima oretta è molto, è così la sensazione, ecco, che tutti ti vedono, eccetera, eccetera, grande adrenalina, grande quindi agitazione. E dopo non so quante gare ho fatto io, ma tipo 120 gare, è la stessa identica cosa come la prima, ecco. C'è delle volte che sei più agitato, delle volte di meno, ma più o meno è sempre la stessa cosa, e quello è il bello. Poi come quando te entri sul palco, quando inizia la gara, quando scatti il verde, dopo
da noi si, almeno io riesco, cioè ci si isola e si pensa a tutto quello che succede, ecco. È stato il primo concerto dove vedi le scene che si vede solo alla televisione, magari dei grandi concerti, non so, in America o in Inghilterra, proprio la gente è bella con le fighe sulle spalle dei morosi, esatto, tutte nude. È stato, sono delle grandi feste, infatti, infatti grande festa, quello lì è stato mai via di mezzo, insomma, mai via di mezzo, che sono quelli che mi stampi sul cazzo, no? Che invece la vita è tutta via di mezzo, e invece purtroppo alla fine la vita è quasi tutta via di mezzo, diciamoci la verità. Invece almeno nel mondo dell'arte, della musica, penso anche dello sport, come fai te eccetera, lì si può invece raggiungere veramente delle perfezioni, dei picchi esatto, delle cose che non, che, ecco perché è bello, ecco perché noi siamo veramente dei privilegiati. Voglio salutare un grandissimo amico, un grande, il più grande, il migliore, Valentino Rossi. Un applauso! La leggenda vivente! Il più veloce di tutti, il migliore, il fenomeno, Valentino Rossi. Quando c'era lui in pista, si era certi che si sarebbe divertiti moltissimo. Lui non correva solo per arrivare primo, lui correva per essere il migliore. E voglio proprio avere una sintonia particolare, un'amicizia nata sui circuiti quando Vasco Rossi aveva la sua squadra nel moto mondiale, avventura culminata nel 2000 con il titolo di Roberto Locatelli nella 125. Vasco e Vale, la semplicità nel fare cose complicate, sul palco e in pista, fans e tifosi che li adorano per le emozioni che ricevono in cambio. Gara, concerto, riti collettivi per Rossi e Rossi, cantare e correre non solo per se stessi ma per trasmettere ogni volta qualcosa di speciale. Io andavo a vedere le corse, ma c'era una sera mi invitò Valentino e lì è cominciata un'amicizia profonda, sincera, perché Valentino, oltre che essere un talento enorme sulla moto, è una persona anche, secondo me, straordinaria, un ragazzo molto maturo che sa quello che vuole, ha le idee chiare, sa divertirsi, è simpatico, insomma, senso dell'ironia, ha tutto in pratica. Ci assomigliamo molto. Ho una vita come Steve qui, o come Valentino Rossi. La cosa che ci accomuna è VR, Vasco Rossi, Valentino Rossi, e poi soprattutto il segno zodiacale, che anche lui è dell'acquario con ascendente vergine, allora lo capisco bene. Vivere è passato tanto tempo, vivere. Lui ha chiuso un'epoca straordinaria, ma secondo me gli se ne apre un'altra adesso, è straordinaria anche quella, glielo garantisco, perché è dai 40 in su che l'uomo raggiunge la maturità. E sorridere. Sono convinto che farà delle altre grandi cose. Adesso intanto vuole provare a correre in macchina, si divertirà sicuramente. Poi diventerà padre. E a quel punto nasce una femmina, mi pare, quindi avrà sicuramente una donna che lo ama per tutta la vita. La velocità costringe a una cura adatta, a una capacità specifica, altrimenti comporta un errore, una caduta, un rimpianto. Ci vuole testa e fisico per la velocità, quella padronanza che permette di apprezzare la lentezza, quando essere veloci non serve affatto. Dalla pratica alla teoria, scritta nero su bianco nel dizionario di italiano, Valentino è speciale anche in questo.
pilota da corsa con il numero 46, la definizione che dà di se stesso. Rossi è un pilota, punto. Conta più l'anima, non dove mette il corpo, che sia in sella o sul sedile. Le moto, il capitolo più importante della sua vita, ma ci sono ancora tante pagine da scrivere. L'endurance, il nuovo amore, un flirt che dura da anni, reso ufficiale alla 12 ore del Golfo 2019 e 2021. Al volante con il fratellino Luca e il fratello di sempre Uccio. Sotto il cofano, ovviamente, i cavallini di Maranello. Martino, mi senti? Mi senti? Sì, ti sento. Oh, mi dispiace. Bene, ma ho visto la tua gara, mi dispiace molto. Lui, lei e l'altro. Ecco, Vale sarebbe stato il terzo incomodo. Di solito il triangolo genera gelosia. In questo caso, no. Valencia 2006, Rossi cade, perde il mondiale, è la fine di un dominio quinquennale. Anche Schumi, il suo alter ego a quattro ruote nel salotto delle leggende, non si dà pace. Quando vinco la prima gara si parla di moto, la seconda gara già meno, quando vinco la terza gara di fila esce fuori la Ferrari. sì, perché dopo... per niente intenzioni in un futuro, oppure... No, a me piacerebbe molto, però sinceramente non ho ancora deciso. La decisione alla fine c'è stata, no grazie, proprio all'inizio di quel 2006, con tutto il dispiacere di Schumacher, sincero perché consapevole del peso di quel rifiuto. Il primo colpo di gas è stato con il pedale e Vale non ha mai smesso di darlo. I rally, le scappatelle consentite, a curriculum tre tappe del mondiale, quello di Monza, il gioco preferito, trasformato in un evento nazionale, di buon auspicio per gli organizzatori del campionato a quattro ruote che sarà. Ribadisco la mia fedeltà al 100% con la Ferrari e io sono andato a provare la macchina DTM, poi di fianco c'era la Formula 1, però io non ci sono stato neanche vicino, ecco. Cioè la Formula 1 è solo ed esclusivamente Ferrari, ecco, quindi... Promessa mantenuta, perché in quel no alla Formula 1 ha pesato molto l'anno di prova in un altro team, la Mercedes, uno sfizio irripetibile che non può capitare a nessun altro se non al pilota da corsa con il numero 46, dottore in motociclismo. Campione allo specchio, Valentino Rossi oggi giudica pensieri e parole di quando aveva appena 17 anni e debuttava nel campionato del mondo. In mezzo a un quarto di secolo, il ragazzino è diventato uomo, il pilota esordiente è diventato leggenda. Sacrifici potrebbe essere la preparazione fisica che un po' ci vuole. E quella bisogna farla, comunque va bene, non ho nessun problema. All'inizio è stata più dura perché oltre a tutto il tempo che devi dedicare alle moto, ma che non è un peso perché è comunque la mia passione e comunque allenarsi tutti i giorni, però all'inizio è stata dura perché ti giochi un po' la tua vita privata, ecco, non hai più una sfera privata, nel senso che ti riconosco da tutte le parti, diventi una persona famosa, quindi diciamo che la tua vita cambia. La tua vita deve cambiare, devi muoverti sempre in un certo modo, ecco. Quindi all'inizio quello un pochino mi pesava, soprattutto quando avevo 18-20 anni. Poi dopo da grande, alla fine sono più i vantaggi che si hanno che gli svantaggi, ecco. Quindi impari a capire che è un po' un dare e un avere, ecco. Quali sono le più grosse rinunce che devi fare? Allora... intanto stare qui che piove invece di stare al mare a Cattolica, che non è poco, in spiaggia. Però cioè, non sto un po' lontano da casa, non vedo mia mamma e i miei amici, però a me piace molto anche, cioè quando sono qui dico voglio ritornare a casa, basta, e quando torno a casa faccio due giorni che va bene, poi dopo mi rompo e faccio quando è la prossima gara.
Lì avevi detto, beh, innanzitutto qui piove e invece potevo essere in spiaggia cattolica. Ecco, perché eravate in Inghilterra. Esatto, esatto. E poi mi manca, beh, la casa, mi manca mia mamma, però poi sto bene. Sì, esatto, esatto. Più o meno la stessa cosa, diciamo che, no, a luglio dover andare a correre a Donington dove ci sono 4 gradi e piove, no, 10 gradi e piove, invece se no puoi stare in spiaggia. Però alla fine il tempo per stare in spiaggia c'è uguale. C'è una cosa che ti fa paura, che ti intimorisce? Sicuramente nelle moto si cade, ci si fa male sempre. Io sono uno che cade piuttosto spesso, ma è normale comunque, non è che cado più di altri quando hanno iniziato a correre. E sicuramente farsi male è la paura più grande che c'è. Più grande ancora di farsi male, che farsi male è una cosa che passa, è non riuscire, non andare forte, non fare belle figure, quello sempre. Quella è la più grande paura, di non riuscire, perché se io non riesco a andare in moto non lo so cosa vado a fare dopo, l'elettricista, boh, non so. È verissimo, lo capisco benissimo, perché alla fine dai tutto per quello, è un po' quello che ti viene bene. Però a me anche tante volte, io sono stato sempre un pilota, da quando avevo 3 anni, e mi hanno fatto un sacco di domande, un sacco di volte mi hanno chiesto cosa avresti fatto se non fossi stato un pilota di moto. Io non so cosa rispondere, sinceramente non saprei un'altra cosa, cioè cosa mi potrebbe venire bene oltre a quello, ecco. Però sono passati tanti anni, fortunatamente questo rischio è passato, sono stato abbastanza veloce per fare pilota e per non dover andare a lavorare davvero, cioè svegliarsi tutte le mattine alle 8 e andare in ufficio, ecco, o andare a fare l'elettricista. Avrei potuto dire basta, ho vinto tutto, non mi diverto più. E io invece a me le moto mi sono sempre piaciute e mi diverto a guidarle, quindi penso che la mia vita senza essere un pilota della MotoGP sarà diversa, ma non credo meglio. Senti qua. Il sogno di un ragazzo italiano, la strada di casa che porta lontano, lo sguardo perso nello specchio sopra il lavandino, un ragno che mi guarda negli occhi dal comodino. Mi serve un inizio stasera, in questa atmosfera, la fine di un'era. Mi ci vuole quello che ci vuole, e un calcio e ripartire, ripartire.